Buongiorno. Allora, c'è un po' di nebbia, ma è comprensibile che sono le 7 della mattina, magari dopo si alza. Foschia più che altro. Adesso andiamo a raccogliere tutto. Stamattina appena passato il Po, subito nell'altra argine, ho trovato una pista ciclabile che porta fino al fiume Adige. E è un po' più corto, è un po' più lungo, però almeno è tutta pista ciclabile e non si gira nessuno, neanche i ciclisti oggi, non lo so, sarà perché è martedì, comunque tra settimana. Adesso picchia abbastanza il sole che sono già ormai le 2, ma almeno sono riparato che ci sono degli acaci lungo tutta la strada e sono abbastanza riparato, ma mi sa che i prossimi giorni, da mezzogiorno fino a 2 orette, mi farò un po' di pausa perché picchia abbastanza. Qua si sta bene per gli acaci. Faccio fatica a filmare perché appunto camminando ho anche i bastoni, quindi faccio fatica a tenere tutto in una mano. Vabbè, andiamo. E questa coda di un aereo, che cavolo ci fa sul cortile di uno? Ciao, allora, oggi è stato un po' caldino, però adesso sono già le 7 e mi sono fermato a casa a chiedere se potevo dormire sul cortile e casualmente la prima casa che mi hanno aperto, mi hanno ospitato. È una famiglia molto gentile, a parte il fatto che hanno un bel giardino. Direttamente il giardino, adesso vi giro così lo vedete, direttamente nel giardino hanno il fiume, canale, non so cos'è, ma proprio niente recinzione, niente di niente, e sì, una bella vista. E poi, a parte il fatto che hanno 3 o 4 gatti, non lo so quanti ne ho contati, ma c'è Oscar, vieni qua Oscar, non vuoi venire qua? Adesso vengo io da te, tu sei un grande orsettone, è vero? Che bello che sei. E poi c'è anche Pluto, no, non mi ricordo come si chiama, comunque bellissimo anche lui. Intanto che il sole sta tramontando, io è bello, arriva del fiume, canale, comunque io vado a mangiare godendomi questo bel panorama. Ciao, vi do già della buonanotte perché vado a letto presto, mi devo svegliare alle 6.